Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Uomini e donne, trono over, nonostante la pausa estiva del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV, sia iniziata da un po', il clamore nei confronti dei suoi più grandi protagonisti non è ancora scemato. Lo sa bene Gemma Galgani, da più 11 anni alla corte di Queen Mary, che ora ha subito l'ennesimo colpo basso. Non c'è davvero pace per lei, la dama torinese che non ha ancora trovato il suo principe azzurro, ha ricevuto l'ennesima staffilata. Ma non da parte di un suo ex spasimante ma da un altro punto saldo della trasmissione. Le sue parole, Gemma Galgani, presenza storica di Uomini e Donne. Uomini e Donne, all'interno del trono over una delle presenze storiche, con i suoi ben 11 anni di onorata presenza, è indubbiamente contrassegnata da Gemma Galgani che dopo tanto tempo non ha ancora trovato l'amore vero. Quello che si può etichettare con la A maiuscola. Lei è alla ricerca del principe azzurro e ha ancora oggi una visione decisamente molto romantica e fiabesca di questo sentimento. Si innamora facilmente e si illude. Tante le delusioni avute e tanti pianti fatti anche in studio. E in tutto questo non mancano mai nemmeno le frecciatine della vamp Tina Cipollari. Ma ora non è stata lei a ferirla ma un altro volto storico del programma. La stoccata sui social di Sperti, in pratica Gianni Sperti che si trova da diversi giorni al Cairo per una bella vacanza, in una sua storia, caricata sul suo a dir poco seguitissimo profilo ufficiale Instagram, ha voluto lanciare una frecciatina a Gemmona. Ho appena finito di visitare il Museo della Civiltà Egiziana. Nel piano inferiore c'erano tantissime mummie, ma non era consentito fotografarle. E, stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma Galgani, ha dichiarato l'opinionista Di Maria che ha anche voluto taggare l'amica e collega Cipollari che chiama sovente, mummia, la dama torinese. E lei stavolta ha voluto rispondere a tono, la risposta che non ti aspetti dalla dama. La tua fortuna è che l'unica vera mummia può essere fotografata facendo anche meno strada, questa la sua replica, attorniata da risate. Insomma, la donna l'ha presa bene e sul ridere. E la vamp, qual è stata la sua reazione? Si è limitata semplicemente a riprendere il pensiero di Gianni nelle sue storie. Ma del resto ora lei si sta godendo al massimo le vacanze, prendendosi del tempo per se stessa e per i propri figli. Il lavoro può ora attendere, battute contro la sua rivale incluse. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.